fuori classe hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere su un altro pianeta rispetto a tutti gli avversari. Coppia fissa quest'anno in tutte le competizioni di rilievo, i francesi Matteo Jacquemot e William Beaumardion in capo maschile e il duo franco-iberico composto da Laetitia Roux e Mireille Miraud in campo femminile. Questi hanno dominato, come da pronostico, la quarta edizione della Damello Ski Ride, la maratona di sci alpinismo valida come penultima prova della Grand Course e tappa conclusiva della Coppa delle Dolomiti. I francesi hanno chiuso con il tempo di 5 ore 16 minuti e 25 secondi, mentre le due atlete hanno impiegato 6 ore 29 e 24 per concludere i 44,5 km del percorso, che presentava un dislivello in salita di 4.000 metri e in discesa di 4.380 metri. Al secondo posto Matteo e Dallin, insieme al compagno Damiano Lenzi, che hanno tentato il tutto per tutto, riuscendo pure a recuperare nel finale. Il loro distacco è stato così di 5 minuti e 32 secondi. Tra le donne, la Martinelli, in coppia con la Borbina Silvia Rocca, ha terminato in terza posizione, alle spalle delle giovanissime 21enni Axel Mollaret e Jennifer Fichter. Il tempo non è stato certo benevolo, con una fitta nebbia alla partenza e più o meno intensamente per tutta la gara. Nuvole che non hanno scoraggiato i più di 1.000 appassionati saliti in quota a Cima Fresena per seguire i 700 partecipanti alla gara. La gara maschile ha visto formarsi subito in testa un sestetto con Beaumardion Jacquemot, Eidalin Lenzi e Boscacci Olseknecht, con i tre team sempre in fila indiana sino a Passo del Pisganino, quando i due francesi hanno iniziato ad aumentare le frequenze e a prendere un leggero vantaggio sui compagni di fuga. A poco più di un minuto dal terzetto, Neji Couard e Filippo Beccari, quindi i francesi Xavier Gachet e Alexis Sévenet, e la coppia formata da Fabio Bazzana e Daniele Cappelletti. Al rifugio Garibaldi i leader sono riusciti a far registrare un vantaggio di un minuto sulla coppia dell'esercito e sui due valtellinesi, quindi nella salita successiva, al passo degli inglesi, il divario è salito a 3 minuti. Dopo Cima Damello e Cresta Croce addirittura a 12 minuti sui Dallin e Lenzi, con Boscacci e Olseknecht che hanno concesso 60 secondi ai due alpini. A 25 minuti Couard Beccari, seguiti da vicino dai due francesi Gachet e Sévenet, mentre dietro in recupero i due trentini Salvadori e Martini. Dopo Passo Valletta, Beaumardion e Jacquemot, saldamente al comando, amministrano il loro vantaggio in discesa, precedendo di 5 minuti e mezzo sul traguardo di Ponte di Legno i due portacolori dell'esercito, quindi a poco più di 9 minuti i due valtellinesi. Mentre i francesi Sévenet e Gachet, grazie ad una super prestazione nella discesa finale, nella quale hanno fatto registrare il miglior tempo, 20:42, aggiudicandosi il premio speciale Ski Trab, sono riusciti a superare il team La Sportiva, composto da Couard e Beccari. Ottimo sesto posto anche per Thomas Martini e Alex Salvadori, in recupero nella seconda parte di gara. Oui, il y avait beaucoup du monde. On a été encouragé tout le long, c'était génial. Damello è un garone, una gara durissima, una gara potente, per non usare altri termini un po' più volgari che renderebbero meglio l'idea. Niente, oggi siamo partiti sotto la neve, c'era un po' di timore per quello che avremmo trovato, poi invece il tempo alla fine si è un attimo calmato.
Senza storia pure la sfida femminile con Miro e Ru sempre in testa e con un vantaggio sulle inseguitrici che aumentava di salita in salita. A Cima d'Amello le due anticipavano di 11 minuti il duo svizzero-francese composto dalla Fichter Mollaret, con Martinelli Rocca a 20 minuti. Il divario fra le tre coppie aumenta anche nella fase conclusiva della gara, a Cresta Croce. Nella discesa finale Miro e Ru volano. Sul traguardo a formazione di Miro Ru, a 31 minuti Fichter Mollaret e a 49 minuti Martinelli Rocca. Successivamente a 1 minuto e 16 secondi Raffaella Rossi e Martina Valmassoi. Questa volta era un po' più lunga la gara, è vero che l'ultima salita, era una gara impegnativa l'ultima salita, io ero stanchissima, ma siamo andata benissimo dall'inizio alla fine e vincere un'altra volta con Letizia, quella da Melo, con questo ambiente. Tra i partenti anche Nicolò Buongiorno, figlio del leggendario presentatore televisivo Mike, grande appassionato come il papà di montagna e della sua filosofia, che si racchiude nella frase celebre «Sempre più in alto», diventata da poco un libro biografico. Purtroppo si è ritirato a Passo Venerocolo, ma ha promesso di riprovarci nell'edizione del 2015.